Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Stoneheart. Stoneheart, ho ripreso di nuovo questa serie anche perché ci sono delle novità e c'è un aggiornamento. Siamo passati all'alfa 14. Infatti il volume si è rialzato, quindi andiamo di nuovo nei settings e sound music, abbassiamo il volume al 10. Ok, adesso penso che sentirete un pochettino. Ottimo, ottimo. Quindi siamo all'alfa 14 test version, versione di test ho preso e vediamo se adesso riusciamo a fare qualcosa, perché in quella precedente, mamma mia, non riuscivo proprio ad andare avanti, mi uccidevano tutti, cioè rimanevo sempre con uno o due villaggeri ed era poi impossibile andare avanti perché poi aumentavano sempre di più i mostri. Quindi scegliamo sempre i soliti personaggi, il clima temperato, cioè non nel deserto, normal game, perché sennò altrimenti non c'è sfizio. E vediamo un po' i nostri cittadini. E so che se randomizziamo un po' potremo prendere un bel gruppo bello forte, tipo questo è 6-5-4, vorrei qualcosa di tipo 6-6-6 o 5-5-6, tipo 6-4-5, 5-2-6, no. Randomizziamo un altro po', vediamo un po' se riusciamo. Ecco, tipo questa 662 però. Però è ottimo sul lavoro. Qualche combattente forte, abbiamo solo un 5, un 5 qui, 25. 25. Ah, e voglio aggiungere una novità. Per chi vuole avere un proprio personaggio, cioè che vuole che io cambi il nome, tipo potrei cambiare il nome qui, mettiamo, facciamo finta che io sia questo. Va. Zerk, mettiamo così Zerk, tipo Walker per adesso. Se qualcuno vuole qualche proprio personaggio, basta che lo scrive nei commenti e i primi che commenteranno, giustamente lasciando anche sempre un mi piace, vi raccomando, e anche se non siete rientrati, lasciate sempre il mi piace, perché almeno così facciamo crescere la serie. Se ci sono molte visualizzazioni, con molti mi piace ci saranno più visualizzazioni e quindi magari potrei anche far uscire questa serie molto più spesso del solito, ecco. Quindi se vi piace, dipende anche dal mi piace. Volevo aggiustare un po' il microfono ma non ci riesco, vabbè, non fa niente. E quindi i primi che commenteranno vi assegnerò un personaggio. E randomizziamo un altro po'. È vero che questo è ottimo, però c'è un 2 nella spada, nello spirito, quindi quindi sarà molto cagasotto, diciamo, se un termine proprio esatto, cagasotto, diciamo. No, questi fanno cagare. Questi sono 2, 5 e 6. Questo è ottimo, 5 e 6, cioè c'ha molta vita e molto coraggio, però ne ho uno solo. E il resto, questo è 5, poi 1 e 1, cioè randomizziamo un altro po', cerchiamo qualcosa un po' più equilibrato. E non ne vedo molti, questo è 6, 2, 5, 3, non mi piace. Vabbè, questo 1, 1, 6, e che me ne faccio di 1, 1, 6? C'ha pochissima vita ma tanto coraggio, però subito mi muore. 6, 1, 3, questo è un ottimo walker però. Non riesco a trovare più niente. 6, 5, 2. No, è inutile perché se c'è 2 di coraggio è vero che ha tanta vita, però quando va ad attaccare poi sì, ha paura e scappa. Quindi è inutile. Questa magari 6, 5. 6, 5. E uno più alto qui, un 6, 3. 4, 6. Magari questo è un 4, 6, 4. Questi due qua come attacco un poco deboli. Rolliamo un altro po', vai. Di nuovo a caso. Non riesco a trovare niente. Questo magari, questo è ottimo. Abbiamo qualcosa tutti così 5-5-5. Sarebbe bellissimo un 5-5-5. Bello. Quindi magari questo e questo. Questi due che come guardiani all'inizio. E andiamo così, sennò al finire che non andiamo più avanti. Allora, per iniziare,
Per iniziare prendiamoci un trapper knife, che è un po' più difficile da elaborare, almeno ce l'abbiamo già dall'inizio, e possiamo prendere delle pelli e del cibo catturando gli animali. Ok, ha generato la mappa, vediamo un po'. Qui ci dice la percentuale di minerali, di animali e di alberi. Quindi questa mappa non mi piace, rolliamola. Facciamo, creiamo un'altra mappa ancora. Un nuovo seed. Un seed adesso è molto più elaborato, come possiamo vedere. Prima era molto più corto. Ok, questa penso che mi piace. Vorrei tipo mettermi qua. Questa. Qua, questa è una zona perfetta perché c'ha due di animali, due di materiali e molti alberi. Set here. Sì, settiamoci qua. E vai che mi piace così. Bene, bene, bene. Bellissima, bellissima. Abbiamo iniziato di nuovo con Stoneheart. Che speriamo che questa volta non ci blocchiamo, che non ci distruggano i mostri e che abbiano migliorato almeno in quel senso questo gioco, e possiamo continuare a costruire un bel villaggio grande, protetto, chiuso. Perché pure se ti chiudi dentro, i mostri spawnano dentro, questa è una cosa brutta. Però adesso il caricamento lo vedo un po' più lentino, ha molte cose da caricare, quindi speriamo che abbiano fatto qualcosa di buono. Vediamo, vediamo un po', vediamo un po'. Cioè, visto che ci sta anche una nuova classe, non ci ho proprio giocato, quindi non vi so spiegare che cosa sia. Però andiamo avanti e cerchiamo di render gloriosa il nostro popolo. Non so che cosa sto dicendo, però... Raising the sun, sta riposizionando il sole. Vai, dai. Ok, finalmente ce l'ha fatta a caricare. Vabbè, questo adesso ci spiegherà i primi tasti, bla bla bla. Io quasi mi metterei qua. Guarda qui che zona larga, bella con i fiori, con un po' d'acqua. Questo cos'è? Terreno. Mettiamoci qua. Io mi metterei qua. Però poi abbiamo i materiali, dobbiamo salire fino a qua sopra. Magari all'inizio, che siamo un villaggio più piccolino, mettiamoci qui. Che prendiamo i materiali, ci buttiamo giù quest'albero, poi man mano ci allargheremo scendendo con le scale. E faremo magari poi qui la zona più centrale. Sì, vai, deciso. Ok, come al solito, la nostra città si chiamerà Zercopoli. Ecco, benvenuti cittadini in Zercopoli. Allora, come prima cosa dovete buttare giù questi alberi che mi danno enormemente fastidio. Questi alberi qua. Dai, forza. Lavorate. Quanti animali ci sono? Ottimo, quindi possiamo catturarli molto bene. Capitate, cioè, dovete pensare che una volta dei nuovi personaggi che arrivavano, perché andavo avanti nel gioco, mi spawnavano sopra le montagne e riuscivano a scendere. Io non me ne ero accorto e avevo un sacco di persone tutte bloccate lì sopra. Allora, dobbiamo dargli la posizione dove mettere giustamente i minerali, i materiali. Allora, per adesso io direi che potete mettere tutto qua. Per adesso, sì, tutto qui. Poi magari potremmo fare anche una cosa carina del tipo costruire un muro di legno. Questo. Così, per dividere. Tipo magazzino aperto, va. Così. E così. Vediamo se ce lo fa. Vediamo. Sì. Bravissimi i miei prodi. Ok. Ci siamo. Allora, togliamo quest'albero qui. E comunque ci dà fastidio. Se riesco a prenderlo. Prendiamo queste bacche. Ok, abbiamo liberato un po' di zona qua davanti. Prendiamone uno. Allora, vediamo. Questo è un combattente, si vede 5-5. Questo è un 3-3-2. Un 3-3-2 femmina. 5-1-2. Questo è un 3-3-2.
questo è un altro 6, un 3-3-2, un 6-5-2, 5-3-2, allora quello con basso, questo 3-3-2, ci leviamo, ci cambiamo il lavoro, ecco adesso c'è questo qui, non so che fa, gli mettiamo la proprietà di Knife, adesso lui andrà qui, prende l'arma e si trasforma in Knife, cioè quello che cattura gli animali, quindi noi mettiamo diciamo la zona dove deve mettere le trappole e lui metterà le trappole e quindi raccoglierà gli animali catturati. Mettiamo un'altra zona pure qui, così vai, questa è la tua zona, ok, così inizierà a catturare gli animali. Ottimo, ottimo, ottimo. Ok, qua non costruiscono, non ho capito perché sono bloccate adesso, perché non mi costruite anche da quest'altra parte. Costruite. Ah, non gli avevo dato l'ok anche di qua? Ok, non gli avevo dato l'ok. Ok, non gli avevo dato l'ok. Bene, bene, bene. Allora, iniziate anche a fare una cosa. Io questa qui, allora, a questo punto gli metto che devono mettere solo i materiali e non il cibo. Ok. E a fianco qua precisamente facciamo in modo che loro mettano solo il cibo. Qui togli tutto e metti il cibo e magari l'oro, cibo e oro non è proprio la cosa migliore, però si può andare, può andare così. Gli facciamo anche un muretto qua, così, e qua. Vai, costruite anche qui. Vediamo se mi ha preso tutto, tutta la zona. Ok, quindi è una sorta di magazzino aperto questa. Facciamo finta che sia una sorta di magazzino aperto. Ah, poi volendo, noi potremmo mettere qua, ci dà solo il legno, perché io se tolgo qui, ecco, così, qua ci andrà solo il legno. Bene, perché a fianco al cibo, diciamo, sempre tipo magazzino aperto, sempre un 10x10, noi gli mettiamo che devono andare tutto tranne il legno. Quindi le pietre che adesso raccoglieranno le metteranno di qua, se avranno già qualcosa, Allora, facciamoci sempre il muretto. Sì, voglio fare questa volta, voglio fare le cose precise, fatte per bene. Così, così, così e così. Tutto fatto per bene. Vai, costruisci. Qui abbiamo una cosa, che cos'è? Carpenters, il coso del carpentiere, giusto, quindi dobbiamo fare una persona carpentiere. Allora, vediamo, qualcuno con il mind molto alto, questo è un 6, e lo faccio diventare carpentiere. Ok, adesso lui sarà carpentiere. Abbiamo il nostro carpentiere, però la prima cosa che dobbiamo costruire con il nostro carpentiere, adesso che ho preso, ok, è proprio questa, la wooden bench, cioè il tavolo da lavoro del nostro carpentiere. Senza di essa lui non riesce a fare nient'altro. Ok, l'ha costruita. Nel frattempo che il nostro carpentiere si diverte a fare cose, io direi ai nostri amici di raccogliere un po' di roccia qui all'interno. Questo è rimasto bloccato, lo sapevo. Magari facciamo così e almeno riusciremo a sbloccare questo personaggio che sta qua dietro. Lo sapevo che si bloccava. Ok, e poi diciamo anche di togliere questi alberi qua, perché pure questi mi danno fastidio. Ok, togliamo tutti gli alberi. Vediamo se qua sta catturando qualche animale. Ah, vedo qualcosa qui, delle pelli. Che cos'è questo rumore? Oh,
gli animali li vedo qua anche. Però le trappole le mette. Togliamo un attimo questo. Come si faceva? Aspetta, così e così. E se le cerchiamo, ok, diciamo di prendere questi oggetti. Ok, 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 ci siamo, ci siamo. Vediamo, stanno per liberare il nostro concittadino. Oh, è libero, che bello, sei libero di nuovo. È diventata notte nel frattempo. Allora, voglio fare anche una casa. Iniziamo a fare la prima casa. Allora, le case le incominciamo a fare qua. Qua dietro facciamo tipo fattoria e magazzino. E le case le facciamo avanti. Quindi la posizioniamo qui. Già tutto bella è pronta. Però il tetto volevo farlo un po' più piatto, se era possibile. Infatti questo è da 10. Si può abbassare. 2, 1. Questo invece serve per allungarlo. Ah, che non lo sapevo che si poteva allungare così. Ok, facciamoci una casa più piatta, un po' così diversa. E vediamo se riescono a costruirla. Allora, quello che ci serve però è un wooden wall lantern, un letto, una wooden door e una wooden windows frame. Ok, fai, potete costruire. Allora, però, per costruire quelle cose, nel frattempo che loro fanno la casa, dobbiamo posizionare anche, diciamo, il tavolo da lavoro del nostro falegname. Io lo metterei qui, in modo che sta vicino al legno e lui subito può prendere il legno e poter lavorare. Ok, messa. Adesso che noi l'abbiamo messa, il nostro carpentiere potrebbe fare. Facciamoci prima fare una hoe, in modo che iniziamo anche a farmare. Un paio di spade, in modo che se viene qualcuno possiamo proteggerci. E poi abbiamo detto una wooden, no, questa è reinforced, una wooden door, una wooden diamond windows, o era una wooden windows frame, non mi ricordo. Vediamo se riusciamo, possiamo riprenderla, sì, wooden windows frame, quindi quella semplice. Wooden windows frame, wooden windows frame e un letto. Letto e poi una torcia che ancora non possiamo fare, che richiede il livello 1 del carpentiere. Vabbè, mentre fatto queste cose sicuramente ci arriveremo. Infatti è arrivato. Allora, non sa dove posizionare gli oggetti, infatti li sta mettendo un po' a caso. Quindi per il nostro magazzino, come possiamo continuare il nostro magazzino? Allora, rifare un po' di spazio e qua fare la strada. Ok, e ci facciamo un 10x10 qua. 10x10 qua. Dove mettiamo poi tutto tranne questi, gli oggetti, le spade, le armature e robe varie. Ok, così adesso li poserà qua. Poi, come abbiamo detto, facciamo una bella strada così. Qua. È quasi da interno. No, è quasi. È da interno questa. Possiamo dire che è da interno. Sicuramente sarà da interno. Dobbiamo mettere qua così. Perché poi qua sta il tavolo da lavoro del nostro carpentiere. Non ce la fa mettere. Poi lo togliamo e lo continuiamo a fare. Allora, qui abbiamo detto che cos'è, solo legno, però non è del tutto solo legno. Ok, in modo che espandiamo, giusto? Qua è così? Me lo fa vedere, se io clicco qui e clicco qui, no. Se io clicco qua, così, ok, sì, è solo legno, uguale a questa. Ottimo, abbiamo fatto le cose uguali. Ok, togliamo. Infatti l'ho fatto, vedete? Il letto, la finestra e tutto il resto. Adesso è diventato il livello 1 e possiamo fargli anche costruire questa, una bella lanterna. Una lanterna e quasi quasi gli farei anche due di queste, che sono da giardino, giusto? Sì, in modo che le mettiamo un po' vicino alla casa, al villaggio, che illuminiamo le cose.
E qua, questa giustamente abbiamo fatto la casa del carpentiere. Un bel logo del carpentiere, ce lo attacchiamo vicino alla casa. Così lui andrà a costruire dentro. Poi non ci dimentichiamo sempre di fare le mura a quest'altra zona, quindi così, così. Oddio, sbagliato. Non me la... Ok. Così. Così. Ecco qua. Oh, se devo dire... Ah, finish it. Ok, build. Yes, vai. Costruisci. Anche qua ci siamo dimenticati di dire yes. No, build. Costruisci il pavimento. Però se non finiscono la casa non lo costruiranno mai il pavimento. C'è gente che dorme a terra adesso. Non voglio mettergli subito il tavolo da lavoro qua dentro perché ho paura che gli blocco poi la costruzione. Quindi facciamoli prima costruire. Lui intanto sta facendo la casa. E si è fatto la spada. Adesso prendiamo i nostri primi due guerrieri. Allora, questi 5 e 5 abbiamo detto sì. In modo che se arriva qualcuno, almeno abbiamo qualcuno, cioè abbiamo qualcosa che li protegga. Poi chi c'era più che era alto di body e di spirito? Questo. Ok, e poi ci vuole un bel farmer. Questa qui la vedo come una bella farmer, sì. La facciamo farmare un po', sennò altrimenti rimaniamo senza cibo. Vabbè, degli update sicuramente non l'abbiamo raggiunto, infatti ci manca il cibo e tutto il resto. Ok, il suono forse è un po' troppo alto. Sound degli effetti, mettiamolo al 50. Dovrebbe andare meglio. Ok, penso proprio di sì che vada meglio. Va bene, ragazzi, per questo episodio di Stony Earth è tutto. Io vi ringrazio per la visione. Siamo di nuovo all'inizio. Speriamo di continuare ad andare avanti. Spero che vi piaccia almeno quello che abbiamo fatto all'inizio. Io comunque cercherò di portarlo il più possibile. Se vedrò che ci saranno molti mi piace e molte visualizzazioni, continuerò la serie e la porterò molto più spesso. E magari anche con qualche video extra. E da Zerk è tutto. Io vi ringrazio. Vi invito come sempre ad iscrivervi al canale, alla pagina Facebook e quella di Google Plus. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!